Penso che questi congressi della CGIL sono sempre interessanti, ma in questo momento siano particolarmente interessanti. La CGIL la considero la vera forza di sinistra che c'è in questo paese, e quindi la cosa più importante è seguire questi congressi. Io quindi vengo poi molto volentieri, in particolare vado al congresso categoria della conoscenza, che è molto vasta e che va al di là della scuola, anche perché ovviamente quella, io credo, vitale, nel senso si chiama la madre di tutte le riforme, e credo che vadano affrontati proprio dei problemi molto grossi, diciamo, al di là di tutti i problemi immediati che sappiamo sono tantissimi. Molto grossi intendo dire che c'è sempre più bisogno di una formazione lungo tutto l'arco della vita. Il calcolo che si fa è che nel Novecento la tecnologia ha ridotto l'occupazione normale del 15%. Invece nel secolo in corso la ridurrà del 75%. Vale a dire che si rischia di trovare un'area di badanti e un 25% di qualificati che avranno il potere, la retribuzione e tutto. Di fronte a questo, l'unico modo di affrontarlo seriamente è di prendere seriamente quella che peraltro è una direttiva europea, di sciogliere questo problema di come si fa la formazione lungo tutto l'arco della vita. Nel 68 si fecero le 150 ore, un po' più tardi, che furono una grande idea. Io credo che bisognerebbe concentrarsi su come poter realizzare oggi una cosa che estenda la formazione e sia inserita proprio nel curriculum lavorativo la formazione permanente. Permanente vuol dire naturalmente periodica, ma ci sia un aggiornamento. Se no il rischio per il lavoro è immenso.